Le origini ignoranti e pagane dell'evoluzione. Vera Hakkahal dei Netzarim. L'evoluzione è un'antica idea pagana e ignorante. Questa teoria postulava che i primi esseri viventi emersero improvvisamente nell'acqua e che in seguito alcuni di loro lasciarono l'acqua, si adattarono alla vita sulla terraferma e iniziarono a viverci. Man mano che queste creature simili a pesci si sono evolute, si sono trasferite sulla terraferma, hanno perso le loro coperture squamose e alla fine sono diventate esseri umani. Aristotele si preoccupava così tanto dell'origine della vita che accettava la generazione spontanea, l'unione di sostanze inanimate per formare spontaneamente un essere vivente, per spiegare certi eventi che non potevano essere spiegati in nessun altro modo. In realtà, l'evoluzione non è ristretta all'antica cultura sumera o agli antichi filosofi greci, poiché costituisce l'essenza di tali importanti sistemi di credenze contemporanee come il confucianesimo, il taoismo e il buddismo. In altre parole, l'evoluzione non è altro che una teoria completamente contraria alla creazione descritta nella Bibbia. Le radici dell'idea materialista evoluzionista, secondo cui gli esseri umani sono apparsi come risultato del caso, si trovano nella cultura pagana sumera ed erano comuni tra i pensatori greci materialisti. Pertanto gli evoluzionisti sostengono una teoria le cui radici sono radicate in idee antiche che hanno dimostrato di non avere basi scientifiche. Inoltre, tali idee furono proposte per la prima volta da antichi pensatori materialisti e contengono significati pagani. vhkahal.info. Tuttavia, i pochi esempi sopra riportati rivelano chiaramente che l'evoluzione non è altro che una credenza primitiva che risale alle antiche società pagane. Sarebbe un grave errore cercare di dimostrare che il pensiero evoluzionista, costruito su fondamenti materialistici, può essere attribuito ai pensatori come Darwin, quando non c'è assolutamente alcuna chiara base scientifica e storica a sostegno di tale affermazione.